Ciao ragazzi, allora è iniziato così il nuovo video qui ad Imperia. Yeah, siamo stati in gommone, abbiamo visto come si fa la farinata. E anche il museo dell'olio. E anche in centro, porto, in centro, e mare, anche sopra, su e sì. Veramente tutto. Adesso siamo in questa vineria, ci stanno preparando da mangiare, cioè abbiamo una tavolata grandissima. Abbiamo conosciuto un sacco di persone. Kurohige. Noi tutto il tempo quando parlavamo di barba scura lo chiamavamo Kurohige, che sarebbe tipo barba scura in giapponese. Marra, poi c'è anche Marra che è simpatico, abbiamo conosciuto e è stato divertente, dai. Sì, sì. No, comunque sono contentissimo che ci abbia invitato come l'Imperia, ci siamo divertiti un sacco e spero che vi divertirete anche voi a vedere questo video. Sì, guarda, subscribe. Ciao. Sì, non pensavo che fosse così vicino. Se no. Ikinin, non è così forte però. Guardate che bello il mare d'Imperia. Vuoi salutare? Konnichiwa. Stiamo per entrare nel museo dell'olio. Sei mai stato al museo dell'olio? No, non questo. No? Ah sì? Bene, finalmente abbiamo messo i giapponesi in gabbia. Ima, intervista? Fai l'intervista adesso? È bello perché c'è mare e anche la mia città in Giappone c'è mare. So che dovete mangiare la farinata. Sì. E questo è per fare tutta la crosticina sopra. Vi piace la farinata? Ragazzi, finalmente i giapponesi assaggiano la farinata. Che profumo! Che profumo! Dolce! Buona! Buona! In Giappone non esiste. Sembra un po' una kijimi, che è questo piatto coreano, vero? Grazie! Ciao ciao! Buonissima! Yay! Yay! Bene, adesso siamo pronti per andare a cena. Cin cin! Gnocchi di ricotta e tartufo. Oh! E tu che cosa hai preso, Erico? Tacchino e patate, poi sopra c'è tartufo. Ah, che bravo! Che cos'è? Lasagna. La lasagna al pesto? Sì. Com'è che si decide se una cosa maschio o una femmina? Tipo la forchetta? Femminile. Tipo una mano, due mani. Però le mani. Grazie per averlo spiegato. Siamo tutti scioccati dalla notizia. Col cremino, se fosse più grande lo chiameresti? Cremone, esiste? Non voglio immaginare come insegnerà l'italiano in futuro. Perché? Stiamo confondendo le idee. Basta poco. Grazie. Ragazzi, 10 di mattina già a bere. Io la vedo male oggi. Ragazzi, siamo in una vineria. Campai. Ho già finito. Come è già finito? Wow, due? Ricordatevela così, Erico, perché oggi la vedremo di un altro colore a breve. A breve sì. Ma tu diventi tanto rossa quando bevi? In specie se bevo non alla sera ma la mattina? Sì, sembra polipo. Polipo? Rosso. Se no. No, no, ma quando lo vidi da piccolo mi metteva anche inquietudine, perché col fatto di aver stato male, che ci sono queste, c'è tutta quest'aria patinata, proprio la pellicola è patinata. E adesso qui sono a prepararci il mangiare. Guardate che simpatico questo cane, come si chiama? Woody. Woody? Oh.
Qua stiamo preparando adesso il pranzo. Qua ci sono gli asparagi, le alici marinate e questa meravigliosa canzone di sottofondo che sentite, la riconoscete? Quello che produciamo noi, oltre il vino, è l'olio, quindi potrei assaggiare le olive in salamoia, le olive denocciolate e il patè, tutto rigorosamente taggiasco, che è la cultivar che si trova qua. Chi è che traduce in inglese? Finalmente si mangia! Un brindisi! Kanpai, kanpai! Cin cin! Salute! Cheers! Una cosa divertente dei kanpai, che cos'era, Eriko? Kanpai vuol dire brindisi, la salute. In Giappone? Sì, è kanpai in giapponese. Ho notato una cosa che abbiamo fatto, appena fatto il brindisi, che cioè, è strano perché per gli italiani, per salutarci quando ci incontriamo, quando ci si saluta, sì. Ci vuole tanto tempo perché ognuno si fa... Si bacia, sì, si saluta. Solo qua vicini, sì. Ma in Giappone, quando facciamo kanpai, sì. Soprattutto chi è più giovane bisogna sì. Alzarsi e andare apposta da lì fino a sì. Fare un giro, ci vuole tanto tempo. Sì. Sì, quando si fanno i brindisi, quelli più giovani devono fare il brindisi con tutte le persone del tavolo. Tutte le persone, per forza. Qua siamo un po' più comodi. Kanpai! Kanpai! Vigneto. Vigneto, sì. Qua è dove fanno il vino Vis Amoris. Questo è patè di olive. Linguine al pesto. Wow, finalmente la pasta. Dopo più di un'ora antipasto. Questa si chiama stroscia. E mangi quello, sì. Buono? Bene ragazzi, ho appena fatto i capelli e adesso sto per andare con elicottero al Museo Navale per vedere chi vincerà questo contest con tutti i blogger e gli influencer. Sei pronta, Eriko? Come sei elegante. Imperia va Eriko Taiga no shushinchi desu. Che è tra l'altro la città dove è nata Yuriko, non so se lo sapete. Eriko, ti faccio una bella foto? Sì. Yeah. Come va? Dove e come viaggia il nome di una città in questo momento? Ma siamo ancora qui perché nessuno può fermare la divulgazione brutta. Barba scura! Cerco in tutti i modi di farlo male e questo arriva. Io sono lavoro in Google, sono formatrice di Google e guida locale. Spiegatore per la prima volta, non ho capito questo tipo di incrocio. Ma è un incrocio molto divertente. Però sono veramente deliziosi. Io davvero li chiamerei insieme Sebastiano Serafini e ricordo. È finito il contest, yeah! Abbiamo vinto! Grazie mille, siamo riusciti a vincere grazie a tutte le vostre visualizzazioni. Dobbiamo assaggiare i ravioli. Ah, ravioli. Sì. Okay. Adesso li assaggio, come si chiamano? Barbajuan. Barbajuan. Buonissime! Ah, uno, due. Eriko, cosa fai col mio assegno? Perché ho vinto anch'io, forse. Ok. Quindi adesso ti devo dare anche a te gli alimenti. Non solo a me, ma anche a anche caso. Anche a caso. No, però realmente avevamo già detto che l'avremmo fatto tutti insieme, perché in effetti il titolo del video... No, ma no. A caso scrivilo con la K, eh. A caso. Sì, è stato attaccato. A caso. L'avevi mai mangiata in crosta l'insalata? Pronti? Grazie.
Colazione, l'ultimo giorno di Imperia. Sei triste? Vabbè, dai. La prossima volta andiamo a vedere i medici. 400 medici a Milano. Forse mi toglie la tosse. Sayonara.